veramente fa la differenza. Cioè, conoscere gli ungulati per intervenire meglio sui problemi derivanti dalla loro crescente presenza sui territori. L'associazione giornalisti locali Lamberti Sorrentino ha promosso l'incontro di approfondimento presso la Santissima Pietà di Teggiano. Dopo i saluti del sindaco di Candia e del presidente del Parco del Cilento Pellegrino, si è partiti dal libro di Paolo Varuzza, dal titolo appunto Ungulati, per comprendere attraverso la presentazione dell'autore le caratteristiche specifiche di cinghiali, cervi, caprioli e analizzare i dati su presenza regionale, danni e benefici che apportano, ruolo di ambientalisti e cacciatori. In questo contesto il direttore generale dell'Istituto Zooprofilattico di Portici, Antonio Limone, ha sottolineato la necessità di effettuare controlli su questo tipo di animali per permettere che possano diventare un alimento sano e squisito. Una riflessione quanto mai importante alla luce della filiera che il parco vuole attivare per trasformare i cinghiali da problema a risorsa per il territorio cilentano. Limone ha fatto sapere che ogni anno sono oltre 13.000 i controlli operati dall'istituto che dirige, un numero che però va ampliato affinché i cinghiali, ad esempio, diventino fattore dal valore economico. A concludere la giornata, l'intervento del direttore del CRIUV, il Centro Regionale per l'Igiene Urbana, Enzo Caputo, che si occupa anche della gestione delle problematiche determinate dagli animali fuori controllo. Sollecitato da un video proposto dal giornalista Antonio Sica, in cui emergeva l'allarme degli agricoltori locali per i danni subiti alle colture a causa dei cinghiali, ha sottolineato la necessità del rispetto delle regole, richiamando le operazioni di abbattimento di capi di allevamenti clandestini avvenuti nello stesso Cilento e per cui Caputo ha ricevuto delle minacce. Ha ammesso poi la difficoltà nella gestione della problematica specifica dei cinghiali, concluso rassicurando gli agricoltori presenti che si sta lavorando in sinergia con la prefettura di Salerno. Ha dato dunque appuntamento tra un anno per avere i primi risultati e decidere come proseguire.